Per me naturalmente è un onore essere testimonial delle Marche nel mondo per Expo 2015, non tanto per quanto riguarda noi, la nostra storia imprenditoriale, ma quanto soprattutto per la rappresentanza di tutti gli amici e colleghi di questo territorio che rappresenta il distretto del Cappello. Per quanto riguarda la nostra realtà imprenditoriale, la Paimar, è una realtà comune a quella di molte altre aziende del nostro distretto, del distretto fermano di Montappone. Il saper fare viene da lontano, non è assolutamente improvvisato, non è assolutamente inventato. L'attività delle nostre aziende, delle aziende di questo territorio, è stata molto internazionalizzata già dagli inizi degli anni 70. Naturalmente il Made in Marche e il Made in Italy che esprimiamo, che produciamo in questo territorio è assolutamente importante, fondamentale, è la vita di questo territorio e rappresenta l'economia di questo distretto. Il nostro distretto, pur essendo diciamo economicamente piccolo, rappresenta è sicuramente il distretto più importante al mondo, è un agglomerato di imprese che è in un fazzoletto di territorio di quasi 15.000 abitanti, dove ci sono circa 1.500 addetti, con l'indotto arriviamo anche a 2.000, ma esprimiamo il 70% della produzione probabilmente europea. Non esiste nessun altro caso al mondo in cui ci sia una concentrazione di aziende nella nostra tipologia di prodotto, appunto il cappello. Il Museo del Cappello di Montappone è veramente il nostro biglietto da visita del nostro distretto. In questa location è custodito l'ultimo cappello indossato da Federico Fellini, che è stato donato appunto a questa comunità dalla sorella del grande regista. E anche questo è un segno di vanto di questo distretto. Expo per noi quindi diventa una vetrina, un'occasione da cogliere, da non perdere, e in cui mettere in mostra il meglio di noi. Tutti i visitatori che vengono a Milano sono naturalmente i benvenuti anche nel nostro territorio.